all'IDL Pillon. Fatemi dire anche questo, ormai in quest'aula sembra essere diventata una barzelletta, ma io sono liberale vero, per me la più piccola minoranza al mondo è l'individuo e una legge del genere va a minare le libertà del singolo individuo. Ancora di più perché ogni forma di razzismo di discriminazione a cui io sono fortemente contrario, derivano tutti da logiche collettivistiche che portano alla discriminazione. Da una parte possiamo avere il comunismo che discrimina la borghesia, dall'altra avevamo il nazismo che discriminava gli ebrei. E visto che in questa mozione si parla di storia e della storia delle comunità LGBT, io vorrei portare all'attenzione di quest'Aula un caso di storia molto importante. Lo leggo direttamente da www.gay.it. Fidel Castro, in un'intervista esclusiva del 2010 ad un quotidiano messicano, ha detto: "L'aver inviato tutti quegli omosessuali nei campi di lavoro forzato è stato però una grande ingiustizia." Si è sempre parlato poco delle persecuzioni ai danni degli omosessuali perpetrata dai rivoluzionari negli anni 60 e 70. Fu Che Guevara a presentare al fidato Fidel un piano generale che prevedeva i campi correzionali per i nemici e per i corruttori dei costumi. Attori, ballerini e artisti omosessuali furono confinati in speciali sezioni nei lager e la repressione fu atroce. Erano infatti sottoposti a punizioni corporali, costretti a salire le scale con scarpe zavorrate di piombo o a tagliare l'erba con i denti. Atrocità. Il primo fu aperto nei primi mesi del 1960 nella penisola di Guana. Altri ne aprirono nelle zone di Los Palamos. Il CE tenne in pugno il sistema operativo sopra descritto prima di passarlo al fratello Fidel, Raul. È lui che si deve alla creazione dell'unità militare per l'aiuto alla produzione, dietro la quale c'era una forza militare destinata esclusivamente alla persecuzione degli omosessuali. Massimo Caprara, ex segretario di Palmiro Togliatti del Partito Comunista Italiano, raccontò: "Le accuse nei tribunali sommari rivolte ai controrivoluzionari vengono accuratamente selezionate e applicate con severità ai religiosi, tra cui l'arcivescovo dell'Avana, agli omosessuali, perfino adolescenti e bambini." Spero che nessuno di voi abbia mai indossato una maglia di Che Guevara. Pensateci bene la prossima volta, nel caso di farlo, perché le discriminazioni derivano tutte da forme di collettivismo e il comunismo è il più atroce di questi.